tutti, ben ritrovati, buon martedì a tutti quanti. È martedì e come di consueto il martedì è Focus Periferie e lo facciamo in compagnia del nostro ospite del martedì, Walter Cherubini. Buongiorno Walter. Buongiorno, ben ritrovati. Questo che è il 66esimo appuntamento di questo percorso avviato da fine del 2017. 66esimo Punto. appuntamento, però wow, Esattamente, con complimenti. numerosissimi ospiti. Numerosissimi ospiti, alcuni ritorno e siamo ben contenti di averli qua. Chi ci ha portato oggi? Oggi ritorna Bruno Volpone dell'Associazione Culturale Il Giuscano di Figino, che appunto hanno appena chiuso il millenario a Figino. 1000 anni portati benissimo, Bruno. Ma diciamo che Ciao, ce 1000 anni sembra la caviamo. solo 800, dai, diciamo. No, beh, ecco, sì, ne abbiamo 1000, ma sembra che ne abbiamo molti di meno. È stata un'iniziativa molto, molto importante perché, prima di tutto, diciamo che è riuscita un po' a collegare tutte le associazioni culturali e non culturali che in questo momento operano a Figino, che sono moltissime. Malgrado Figino sia molto piccolo come borgo, o quartiere, chiamatelo come volete, a noi piace chiamarci borgo, è stata occasione per iniziare a collaborare ed è una collaborazione che sta andando avanti, naturalmente con alti e bassi. Si sta cercando tutti insieme di organizzare in modo che tutte le associazioni culturali di Figino, che ripeto sono molte, non mi ricordo quante, ma sicuramente superano la decina, che si occupano di vari settori, in modo da creare a Figino una situazione che vorrebbe essere di esempio o di suggerimento. Un po' ad altri quartieri, un suggerimento su come collaborare, un suggerimento come Eccolo qua, lavorare nuovo insieme. Eccolo skyline di lì. Figino. Beh, diciamo che l'avvento di quello che noi chiamiamo il nuovo borgo, questo per Come piano, Marco, esempio, grazie. questo è una indicazione di quello che sta succedendo a Figino. Allora, È aspetta, torniamo sotto, un attimo ecco, sull'immagine di prima, sì. perché tu, giustamente, su questa immagine, dove chiunque ci vede magari un bel paesaggio, tu ci vedi Paesaggio. Ci migliaia di vedo, anni di storia passate in quelle di oddio, da Figino. questa parte i 1000 anni non si Intravedi vedono forse la perché è proprio chiesa? la parte nuovissima. Intravedi giusto il Si campanile dietro? intravede in mezzo la chiesa con il campanile che è il fulcro, diciamo, del borgo vecchio. Questa chiesa. E si vedono i campi, cavolo, i campi sono fondamentali, no, per Figino. Beh, il bello di Figino è che è contornato da molti campi, Campi è lì coltivati. coltivati, coltivabili. Abbiamo vicino il parco di Bosco in Città. Bosco in Città. Siamo praticamente nel mezzo di una struttura verde che comprende anche il Parco dei Cinque Comuni, il Parco dei Fate parte del Fontanelli, Parco Sud eccetera, Milano, eccetera. quindi insomma, Sì, parte. esatto. Ecco, dice, appunto, però si vedeva anche tutta la parte nuova, che è una parte Questa è la che parte completamente nuova. ha cambiato, Sì, no? ha cambiato a parte lo skyline di Figino, Fate. perché prima chi veniva per esempio da Via Novara vedeva solo il campanile, la chiesa, adesso vede tutto il nuovo, i nuovi edifici, ma ha cambiato, perlomeno ha cambiato, sta cambiando molto nella visione d'insieme dei figinesi. Ovviamente c'è qualche difficoltà perché diciamo, i nuovi abitanti non sempre e non tutti diciamo, entrano a far parte della vita sociale di Figino, però questo è il tentativo che tutti noi, vecchi e nuovi di Figino, stiamo facendo. E Figino.net è forse una delle prime Figino.net è la prove, un po', prima, diciamo, direi che è la visione di quello che a Figino è cambiato. Perché prima, vabbè, ci si parlava, c'era in giro qualche manifesto, le manifestazioni che venivano programmate lasciavano un po' a desiderare da un punto di vista della comunicazione verso gli altri soggetti di Figino che magari contemporaneamente stavano preparando, stavano organizzando qualcosa per cui a volte
succedeva che in un borgo di 1500-1600 abitanti ci fossero tre o quattro manifestazioni contemporanee, per cui la cosa creava qualche fastidio. Ripeto, Figino.net è un punto molto importante di raccolta e di diffusione delle notizie che riguardano Figino, soprattutto, anche se poi in questo portale ci sono anche notizie ovviamente di Milano e di zone limitrofe, insomma. Ecco. Insomma, quello di Figino è infatti la prova che il nuovo e il vecchio si possono tranquillamente unire e fare tante cose. Sì. Milanni appena passati, esatto. Un anno dove avete fatto davvero tantissime manifestazioni. Ma dall'inizio del millenario che è stato ad aprile del 2017 fino ad aprile del 2018 sono state create moltissime occasioni di incontro. Le più significative, diciamo quelle che hanno coinvolto tutta la fase organizzativa e tutte quasi tutte le associazioni presenti in Figino, sono stati due giorni: il giorno dell'apertura, che è stato programmato ad aprile, e la giornata diciamo della chiusura, che è stata programmata non della chiusura ma della festa. Cosa posso dire? Il punto principale che è stato effettuato a settembre, che ha visto un bel movimento, un po' presentazione di varie associazioni, eccetera. Poi avete avuto concerti, avete avuto manifestazioni, ecco, tutto questo dove? All'interno del millenario, per quanto riguarda l'associazione culturale Il Giuscano, non mi soffermo a parlare delle altre associazioni che direi di invitare qui, magari per una delle prossime occasioni. Per quanto riguarda Il Giuscano, ha presentato delle iniziative che fanno parte già di una programmazione scusate, che è ormai da anni che a Figino stiamo portando avanti, che è quella relativa a Cori Milano e a concerti in periferia, oltre che a degli spettacoli teatrali che vengono programmati dalla compagnia teatrale di Figino, che si chiama Le Belle e Fada. Cioè, che è belle fatto? È belle fatto. Belle fatto. Basta chiedere le cose e vengono fatte. Basta, ecco. Questo è anche interessante, perché infatti basta chiedere le cose ed è fatto. Fa capire come in realtà, ad esempio, in una realtà come Figino, ma molto probabilmente Walter, adesso chiederò a te, che insomma avete... hai più un'idea sugli altri, anche borghi e gli altri quartieri della periferia di Milano, ci abbiamo parlato di cori, ci ha parlato di una compagnia teatrale resident, come si dice in questi casi, esatto. Quindi immagino uno spazio teatrale, quindi immagino gli spazi dove poter cantare, cioè presidi culturali che esistono, ci sono e sono nella periferia milanese, quando spesso sentiamo parlare invece di le periferie, non c'è cultura, bisogna portare la cultura nelle periferie, qua sembra che insomma Figino c'è tutto e anzi ben funzioni anche. Ma diciamo che Figino è abbastanza paradigmatico di quello che avviene nei vari quartieri della periferia. C'era ieri un titolo sul Fatto Quotidiano di un intervento del sociologo Nando Dalla Chiesa, dove nella sostanza, ponendo un accento critico sul tema delle periferie, diceva un po' fai da te. Il problema delle periferie a Milano è proprio che rispetto al cuore di Milano, e siccome abbiamo affrontato i termini culturali, noi quando parliamo del cuore di Milano in termini culturali parliamo del Teatro La Scala di Milano, che è il cuore milanese, nazionale e mondiale, uno dei riferimenti, e quindi è questa la difficoltà che si ha, cioè quella di rendere evidenti quelle che sono tutte queste realtà nei quartieri. Quindi il primo lavoro che abbiamo fatto come Consulta Periferie Milano è stato quello di dare un'evidenza e quindi mappare quelle che sono le realtà culturali presenti sul territorio periferico, affinché se ne abbia anche contezza e anche chi lavora in particolare nelle amministrazioni comunali, sia zonali, i municipi, sia il Comune di Milano, abbia un elemento di riferimento. Nella sostanza, noi oggi abbiamo mappato un complesso sulle otto zone, diciamo così, periferiche, di
350 realtà culturali, ci sono 108 teatri amatoriali o professionali, ci sono 51 biblioteche, da quelle comunali a quelle di condominio a quelle di associazioni, ci sono, mal contate per difetto, 183 associazioni o centri culturali, e poi parlavamo prima del progetto Cori Milano, ci sono anche 87 cori amatoriali di nostra conoscenza. 87 cori amatori, no, sono complessivi questi, cioè i numeri che abbiamo dato sono dei dati sufficientemente confidenti, poi si potrà sbagliare di qualcosa in più in meno, però sul territorio periferico hanno sede 87 cori amatoriali, poi ce ne sarà. Quindi questo qui è il panorama. Cioè, la cultura quindi c'è, quindi già che qualcuno venga a dire c'è la montagna cultura in periferia, quindi, vuol dire c'è qualcosa che non... Allora, quindi Milano è distinta in 8 zone, a 8 municipi, siccome sono 340 all'incirca i soggetti che abbiamo contabilizzati, ce ne sono una quarantina per ciascun municipio. Ecco, quello che però poi andiamo a scoprire che anche solo nel piccolo borgo di Figino le quattro associazioni che ci sono rischiano di fare quattro manifestazioni nello stesso identico momento. Perché appunto manca poi la comunicazione invece, ma che è quella parte che invece servirebbe soprattutto nelle zone 8 zone di Milano, insomma, per parlare anche magari a volte tra una zona e l'altra, anche per far sapere al vicino cosa succede. Allora, diciamo questo, nel momento in cui noi diciamo che a Milano ci sono 340 soggetti culturali, è chiaro che ci possono essere delle sovrapposizioni a Figino. Noi diciamo che non puntiamo tanto su quello, perché Figino ha alcune migliaia di abitanti e quindi c'è gloria per tutti. Anche se ci fossero quattro manifestazioni in contemporanea, se dovessero andare 500-600 per ciascuna manifestazione, non ci sarebbe il problema. Perché a volte magari non ci vanno 500-600. Esiste, non vanno, quelli ci sono afficionati. Ma noi quello che cerchiamo di guardare è questo orizzonte. Cioè il problema non è di fare tante manifestazioni dove uno è contento della manifestazione. Le manifestazioni, noi lo vediamo con un orizzonte periferico naturalmente, sono fatte per le persone, e le persone, sia diciamo i vecchi milanesi sia i nuovi milanesi, mettiamoli tutti quanti insieme. Qui mi corre ricordare quello che diceva Bonvesin dalla Riva sempre, che gli stranieri non conoscono le meraviglie di Milano e anche i milanesi non le conoscono più di tanto perché sonnecchiano un pochettino. Allora, è questo l'elemento aggiuntivo che bisogna dare in tema culturale alle periferie, cioè degli spazi di comunicazione stabili, non fai da te. In questo poi riprenderò il tema. Il Comune di Milano ha una grossa possibilità e responsabilità, a costo zero e facendo pagare zero, poi diremo come. Allora, questo è il tema, cioè che gli abitanti vengano a conoscenza delle iniziative che vengono fatte, perché spesso è proprio questo qui il problema, che siccome c'è nel mondo della comunicazione adesso Figino, diciamo che è una situazione anche abbastanza particolare, perché alcune migliaia di abitanti, era un piccolo borgo consolidato nel corso dei secoli. Ad esempio questa cosa, Bruno, appunto, come diceva giustamente Walter, cioè Figino è un borgo, tutti gli effetti, è un paese, parliamo proprio, cioè, sì, più andiamo a parlare poco, ma alla fine è un paese. È vero. Che però, agamiga il sindaco, non c'ha il suo assessore, non c'ha il suo consigliere, anzi deve andare a parlare il più vicino, lo trova Baggio, che Baggio, è il municipio, che insomma, che anche fisicamente proprio è distante, Figino è un borgo distaccato e tutto. Quanto, quando ad esempio dovete organizzare, dovete comunque, ormai immagino che ormai avete la linea diretta col presidente Bestetti, sicuramente, però insomma, perché l'avete costruita in questi anni, viene da dire, però quanto appunto questa idea di dire noi siamo un paese, ma non è che ci sentiamo paese o vogliamo esserlo, lo siamo volente o nolente, in un certo senso, certo. No? Quanto questo poi viene a pesare quando tu dici no, in realtà però poi sono Milano, sono un F205? Ma diciamo che un'idea che gira un po' per gli abitanti di Figino è che siamo parte di Milano,
per quanto riguarda le tasse, per quanto riguarda tutte quelle cose lì, eccetera, eccetera, ma per quanto riguarda, diciamo, cosa potrei dire, i servizi, siamo un po'... Non è vero dire che siamo dimenticati, perché non è vero, però diciamo che ogni tanto l'occhio scappa. Ad esempio adesso mi sono perso come è finita la diatriba con il car sharing, ad esempio. No, avete allora, tutti car sharing, il car sharing avete... è stato allargato anche Enjoy a Enjoy arriva car to go no aspetta car-to-go, siccome io non approfitto di questo car-to-go, tipo di servizio, avete comunque uno ce l'avete meno sì, male. Uno sicuramente c'è bicicletta. Quello che ultimamente sta creando un po' di problemi è sempre questa diatriba sulla linea della TM, che insomma non si riesce a capire, avranno tutte le loro buone ragioni, ma da un punto di vista del servizio effettuato ai figinesi qualche cosa si potrebbe... termina A e quindi cioè termina quinto, allora tutte le corse terminano a quinto della 80 provenienti da De Angeli, solo la metà continuano per Figino. Oddio, va bene che quinto è più grosso, però voglio dire, anche da quinto vorrebbero andare magari a prendere la metropolitana a Molino Dorino piuttosto che a De Angeli. Cioè, questa è una cosa che in effetti non riusciamo a capire. Poi, malgrado tutte le nostre richieste, tutte le nostre sollecitazioni, ogni tanto non si riesce a capire perché salta qualche autobus, qualche orario, non si sa perché. Perché sembra quasi una colpa, no? Dire abitiamola in fondo, sembra quasi una colpa. In effetti, io non volevo dirlo, però, ma... Cioè, anche se, no, però io porto, guarda, il porto che davanti spesso e volentieri viene qui il comitato dei cittadini Mucciano, che sono molto, anche loro, una situazione sì, molto simile. Sì, infatti, loro per infatti. Colpa fondamentalmente di un ponte tangenziale che li divide sì, dalla esatto, città, cioè esatto. Il quartiere Olmi è a quel punto comunque considerata città, nonostante sia alla fine c'è la Moscone, però comunque è considerata città, loro per un ponte tangenziale sì, sono ci sono fuori. Delle valutazioni strane da parte dei tecnici, o non lo so di chi di dovere, non ho idea se anche i politici hanno, pardon, gli amministratori hanno questo tipo di situazione, però in effetti diciamo che chiediamo un po' più, non di attenzione, perché magari l'attenzione ce la danno, ma la soluzione dei problemi che chiediamo. Perché insomma, sì, vi stiamo ad ascoltare, va benissimo. Cioè, questa conformazione di Milano che abbiamo voluto, sia normale, no, giustamente, cioè, una volta non era così, torniamo indietro, l'abbiamo voluta noi questa conformazione, adesso insomma che gli amministratori trovino una soluzione. So che Walter la soluzione potrebbe, cioè ce l'ha leggermente in mente, giusto Walter? Ma il problema è che... la proposta, diciamo. Ma il problema poi, trovare una soluzione per tutto, non sempre è semplice far quadrare magari tutte quante le cose, però ci sono sicuramente delle strumentazioni. Se io voglio picchiare un chiodo, se ho il martello, mi viene più facile che con la mano. Sì. Allora... La struttura organizzativa del Comune di Milano è organizzata per affrontare i temi spiccioli che sono sul territorio periferico? La risposta è no. Si diceva prima che se noi paragoniamo Figino a Settimo Milanese, che è esattamente dall'altra parte della tangenziale, sì, lì hanno un sindaco, una giunta e decidono che cosa fare delle loro tra virgolette piccole o grandi cose. Figino non ha nessuno, deve sempre andare a chiedere. In secondo luogo, se va in municipio, il municipio non è strutturato per decidere ed eseguire, ma è strutturato per decidere di chiedere all'amministrazione centrale. È chiaro che quando tutto quanto si intasa centralmente, vengono prima le priorità di Milano, non diciamo centro, ma delle grosse centralità milanesi, e dopodiché vengono tutte le cose di dettaglio. Allora, un'organizzazione che è centralistica e accentratrice non risponderà mai al tema delle periferie. Sono giustamente, l'altro, tu hai detto appunto, i dettagli vengono dopo, è che mi viene da dire che Milano è una città fatta di dettagli, però... Milano di dettagli ne ha una miriade. Perché poi quello che noi cittadini poi andiamo a scontrarci tutti i giorni, so che sicuramente anche su, non so, mi viene a dire i scali ferroviari sarà uno dei grandi temi su cui tutti i cittadini andranno a confrontarsi, ma è un tema
grande. Poi sotto casa però si visti di piccoli dettagli fa la differenza. Allora, sugli scali fuori da dire, Walter, con tutti gli esperimenti che sono stati fatti, con tutti i vari prove, tutti i vari fondi, con tutti i vari la periferia, no, chiamiamoli quartieri, no, chiamiamoli periferie, facciamo finta che non esista periferia, sì, la periferia esiste, che poi sappiamo che tutti questi vari diatribe. A un certo punto, anzi, si è arrivato anche a dire prendiamo Niguarda e facciamo un test su Niguarda e vediamo come poter agire. Però ecco, questo tema non viene mai toccato poi in realtà, cioè si pensa come rifare le architetture, si ripensa come rifare la vivibilità di un quartiere, come poter far vivere luoghi o non luoghi, ma quello del decentramento del potere però... Allora, il decentramento dei poteri, ma anche un modo che si ha di guardare la città. Io posso guardare come, parliamo dell'ente amministrativo nostro, milanese, il Comune di Milano, posso vedere come spendo i miei 3.100 milioni di euro che ho di spesa generale del Comune di Milano annuale, e posso vederla da Palazzo Marino, oppure posso andare a Figino e dire guardo questi 3.100 milioni di euro e vedo come posso spenderli da Figino piuttosto che da Muggiano. È una poi magari alla fine li spendo nella medesima maniera, ma è un modo di guardare le cose in maniera completamente diversa. Che cos'è che accade anche nella logica, diciamo così, di attenzione alle periferie? Che io faccio delle cose, ma non metto mai, faccio delle iniziative, do dei sostegni alle associazioni, faccio i bandi, ai bandi possono per esempio partecipare solamente una parte delle associazioni, non quelle per esempio fondate sul volontariato puro. E quindi faccio delle cose, dico va bene, sto facendo delle cose nelle periferie, ma è come se io prendessi un bambino e dicessi va bene, l'ho vestito, va bene, ma mangiare, scuola e quant'altro? Allora, se però l'ho vestito da aviatore, quindi allora, faccio finta che sappia che guidare. Se io lo guardo dal bambino, dico ho bisogno di questo, quello, cioè faccio uno scenario, poi chiaramente ci saranno delle priorità, ma è proprio un modo di vedere le cose. Allora, dal punto di vista dell'amministrazione, siccome l'amministrazione non è quello di fare l'osservatorio, ma è quello di agire, è chiaro che se io ho una centrale che mi agisce, che ha Palazzo Marino e dintorni, ora che arriva in periferia, ma questo l'hanno detto tutti quanti gli amministratori che hanno un'attenzione particolare nel corso dei lustri e dei decenni che abbiamo incontrato, e quando arriva alla circonvallazione della 90-91, già un amministratore fa parecchio. È per quello che bisogna riarticolare l'amministrazione comunale prendendo spunto dai vecchi comuni che c'erano a Milano. Dove... Che non era, io dico, non è questa quindi una missione adesso, nostalgia di Cherubini. Ma è una questione amministrativa. Si era tentata, non è che ce lo siamo inventati noi di Consulta Periferie Milano, okay, di riarticolare l'amministrazione comunale, che non si tratta di fare dei comuni distinti, dividere Milano ha una sua conformazione complessiva, quindi poi c'è il discorso dell'area metropolitana, ma qui, chissà, Milano fa 50 anni, bisogna, diciamo, ancora più. Allora, qui non bisogna andare a frammentare, spezzettare, si tratta di andare a riarticolare le cose come si fa normalmente in casa, in una famiglia. C'è uno che fa una cosa, uno che ne fa quell'altra, perché se non fosse così ci porteremo a casa una volta 2 chili di pane e l'altra volta nessuno, e quindi ci organizziamo in maniera tale sia per le grandi cose sia per le piccole cose. Questo è uno dei punti fondamentali. Poi si parlava del test Niguarda, infatti volevo chiedere come stanno andando le cose. Allora, torniamo al tema della cultura e di tutte queste realtà. Anche a Niguarda ci sono il test Niguarda. Guarda, ricordiamo, è stata una proposta di Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, che ha proposto al sindaco Sala di individuare un quartiere per fare un test utile per tutte quante le periferie. Bene, il sindaco Sala indicò Niguarda. All'interno di Niguarda e di questo test noi abbiamo fatto un'iniziativa laterale unitamente a tutta una serie di associazioni del quartiere di Niguarda che abbiamo chiamato test Niguarda per le periferie. In particolare abbiamo fatto una serie di approfondimenti e in particolare quello culturale. Quello culturale, e quindi rispetto a quello che dicevamo prima, uno scenario dove perlomeno ci sono 340 realtà culturali che operano sul territorio della periferia milanese, comunque delle 8 zone periferiche di Milano,
C'è un problema di comunicazione. Allora, sulla comunicazione noi abbiamo fatto una proposta al Comune di Milano. Peraltro una proposta che continuiamo a ribadire, forse con non necessario vigore, dovremmo essere più rigorosi, insistenti, però siccome c'è questa attenzione alle periferie, ci sembra di non dover andare lì a scardinare i muri e a sfondare le porte per andare a spiegare queste cose. La prima volta che facciamo questo tipo di proposta la facciamo allora all'assessore cultura Boeri, nella sala del Grechetto di Milano, in quello che era il convegno annuale delle associazioni culturali periferiche. Allora, qual è il tema sostanzialmente? Noi diciamo che il comune, senza spendere niente, può mettere a disposizione delle strutture che già sono di sua pertinenza. Non si tratta di costruire niente, di spendere niente, e sono. Ci sono, adesso c'è stata una polemica sulla colorazione, sì, arcobaleno della stazione metropolitana di Porta Venezia, c'è stato un tiro e molla e quant'altro, e comunque si è trovata una soluzione, mi sembra, comunque al di là di quello che accade a Porta Venezia. Ma ci interessa... parlavamo anche di una situazione di metri e metri quadri, c'era una sponsorizzazione scaduta, una sponsorizzazione in arrivo da parte di Nike, quindi insomma complesso, insomma, ovviamente. Insomma, una situazione... Ma le metropolitane sono degli snodi di passaggio fondamentali per i milanesi. Le metropolitane sono significativamente diffuse su tutta la città di Milano. Allora, noi che cos'è che abbiamo chiesto? Abbiamo chiesto che il comune, nei mezzanini delle metropolitane periferiche, metta a disposizione uno spazio di 3 metri per 1,5, dove regolamentate naturalmente, ciascuna delle realtà culturali, per esempio, che opera sul territorio, possa affiggere la propria locandina. Diventa molto semplice, lì ci sono migliaia di persone che passano e quindi possono avere un luogo che può chiamarsi sotto casa tua, e vanno a vedere quello che c'è, molto semplicemente, invece di andare a cercare tra i 3.000 siti, perché ogni associazione ha un sito, ma se un cittadino, perché il tema è il cittadino, oltre a chi opera, ma anche chi dovrebbe fruire di questo operare, che ha difficoltà ad accedere. Allora, la comunicazione stampa... Mi viene anche da dire, in alcune zone potrebbe portare anche a un miglioramento delle zone, perché poi ci sono invece alcune stazioni delle metropolitane dove fuori vengono fatti volantinaggi selvaggi su muri, pareti, colonnine elettriche, ex cabine telefoniche. Quindi insomma, anzi, verrebbe a portare allora, anche la possibilità di avere allora, un luogo consono. Allora, il tema è che la comunicazione per favorire la conoscenza di tutte le iniziative, sì, benemerite, che tutti quanti dicono ma che belle cose vengono fatte dalle associazioni nei quartieri in periferia, il problema è che non vengono sostenute, allora devono essere sostenute. Noi diciamo c'è bisogno di uno spazio regolamentato naturalmente di 3 metri per 1,5, lì ci stanno all'incirca 30 locandine o comunque un numero, per cui stiamo parlando di pochissime cose. La seconda vicenda: il comune ha tutta una serie di mercati comunali, più di 20 mercati comunali. Adesso si sta cercando di arricchire, l'assessore Tajani ha fatto un'iniziativa di questo genere, anche nei mercati di promuovere iniziativa culturale. Ma allora, se si pensa che le iniziative culturali possono arricchire i mercati, perché anche nei mercati non si individua quella classica parete, non sarà di 3 metri per 1,5, può essere di 2 metri per 1,5, dove chi fa iniziativa culturale, per esempio, possa affiggere, e chi va al mercato possa guardare semplicemente passando di lì, c'è questo e quest'altro. Allora, non ci sembrano delle cose strane. È chiaro che noi non diamo valutazioni sulle amministrazioni comunali, perché questo qui non è il nostro compito. Il nostro compito è di dire, alla luce della nostra esperienza, di che cosa c'è necessità. È chiaro che se una amministrazione comunale, essendo una città, non riesce a mettere a disposizione 1,5 metri per 3, pensa di risolvere il problema delle case popolari?
dubitiamo di questo. Insomma, no. Quindi è chiaro che ci vuole una misura, ma anche un'articolazione, una capillarità. Ecco, su tutta questa serie di progettualità noi sicuramente non è che siamo già pronti, abbiamo già proposto e quindi ci sono, procediamo. Sono scritte, si possono vedere. Insomma, ecco, probabilmente dobbiamo essere un po' più insistenti. Consulta per Firmiano, tutte queste proposte ce le ha, quindi basta andare a chiedere. Anzi, forse sul sito già si trova della documentazione. Ma si trova documentazione, che parla già di ma questo. Soprattutto sono state fatte alla luce, no? Diceva prima Bruno Volpon di Cori Milano. Cori Milano è un'iniziativa di Consulta Periferie Milano nata nel 2012, che l'anno scorso ha visto 39 cori, wow, impegnati in 53 concerti ad entrata gratuita. Quindi, e questi 36, adesso non ricordo esattamente. Erano 39, mi sembra. Hanno aderito a questa nostra proposta di girare per le periferie gratuitamente. Allora, questo perché abbiamo sottolineato? Perché al di là di una analisi, di un dettaglio, di uno studio, Consulta Periferie Milano associa anche un'operatività molto pratica, e quindi alla luce di questa pratica che sperimentiamo nei quartieri, che condividiamo con numerosissime altre associazioni, è per quello che formuliamo anche delle proposte che partano da questa esigenza, non che calano dall'alto, vediamo che cosa riusciamo a risolvere. Calare dall'alto non aiuta a niente, guardate. Ma questo qui l'abbiamo visto, per quello che parliamo nel 2019, ancora di periferie. E infatti sempre lì si ritorna. Allora, vado, siamo in chiusura, chiedo di chiudere invece a Bruno. Bruno, con le prossime iniziative dell'Associazione Giuscano, cosa possiamo vedere? A parte il favoloso concerto di Capodanno, che anche quest'anno per la decima volta abbiamo programmato a Figino il 2 di gennaio, e a parte le due repliche di quello spassosissimo spettacolo teatrale che è stato messo in scena a Figino, ci siamo presi un mese sabbatico, okay, per preparare tutta la nuova stagione, che prevederà grosso modo. Partirà quando? Verso aprile. Ok. Avremo fra i 6 e gli 8 concerti mischiati fra concerti in periferia e Cori Milano. Dopodiché, come Associazione Culturale Gioscano, stiamo programmando una serata per onorare uno dei fondatori della compagnia Le Belle Fada, che dovrebbe essere effettuata presso la notevolmente interessante biblioteca Spiazza che c'è a Figino, che è stata, diciamo, che è nata con il nuovo borgo. Dopodiché abbiamo tante altre cose in mente, però diciamo che le cose più importanti sono quelle sicure. Perfetto, perfetto. Dopodiché, dove possiamo trovare? Sul sito internet? C'è un sito internet? Noi ci affidiamo a figino.net. Perfetto, su figino.net, sul quale visto qui, eccolo qua, grazie Marco. Esatto, tutta la nostra futura programmazione, e poi ovviamente anche su www.periferiemilano.com. Il logo di figino.net dice lunga anche sul vostro rapporto con l'ATM, perché vedo che il pullman è un po' di traverso nel logo, quindi insomma la dice lunga col vostro rapporto con il trasporto pubblico milanese. Ma so che insomma è una battaglia che continuate a martellare, sì, sì, non mollate, perché è giusto. E giustamente Bruno, grazie mille davvero di essere grazie tornato qui con noi, torna quando vuoi, siamo ben contenti sempre di averti, grazie mille Walter di averci parlato pure, grazie mille di essere venuto anche tu, di averci raccontato appunto per l'ennesima volta, ebbene, quali sono, quali potrebbero essere anche le soluzioni, insomma, che ci sono? Semplice e a costo zero. Ecco, sembra che però fosse così semplice, sembra così semplice forse non è, bisognerà capire dove sta la difficoltà. Ma perché c'è un si è sfasati nell'attenzione tutto può qui. Darsi, molto probabilmente. Bene, grazie mille allora Walter, ci vediamo martedì prossimo, grazie mille, buono. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, l'appuntamento con Good Morning Milano tra domani alle 12.30 qui in diretta su Milano All News. Grazie mille, arrivederci, a presto.